Buongiorno ragazzi, allora inizio con lo scartocciarmi i capelli che mi ero precedentemente accartocciata per truccarmi e vi racconto due cosine. Allora, da qua, ecco, guardate, da quando seguo il gruppo Facebook, quello Amo i miei capelli ricci, Amo i capelli ricci, ne ho provate diverse, nel senso che tante ragazze si trovano bene con diversi metodi. Io in queste settimane ne ho provati diversi. Credo di aver trovato il più giusto per me. Non so cosa voi pensiate, di questi capelli oggi, ma io li trovo personalmente perfetti perché hanno il riccio definito. Sono morbidi e sono voluminosi. Allora, so che abbiamo tutti gusti diversi, ma per me il capello riccio deve essere voluminoso, cioè il capello riccio piatto per me può anche essere stirato, nel senso a me piace il volume e questo secondo me è uno degli effetti migliori che io abbia mai ottenuto. Prima di raccontarvi qual è la routine che mi ha portato ad avere questi capelli qui, quindi quella per me perfetta, vi devo dire un paio di precisazioni, che non siete ragazze cretine e lo sapete benissimo quello che vi sto per dire, però io ve lo ricordo lo stesso. Allora, i capelli sono veramente diversi, li abbiamo tutte quante diversi, quindi io non vi posso assicurare che questa routine che per me va tanto bene vada bene anche per voi, né posso assicurarvi che pur avendo voi un capello simile al mio, cambiando lievemente i prodotti, l'effetto possa essere lo stesso. Perché vi dico questo? Quotidianamente ricevo messaggi su Facebook o YouTube che mi chiedono: posso fare la stessa cosa con questo shampoo? Ho lo stesso effetto se uso questa crema? E la mia risposta è: non lo so, perché io vorrei di professione fare la testatrice di prodotti di make-up per capelli, però faccio dell'altro, quindi non ho tutte le creme, non ho provato tutte le creme, tutte le spume, non lo so. Non è che io non vi voglia rispondere, ma è che proprio la risposta è non lo so. Quindi io non vi posso assicurare che questa routine che io vi dirò oggi, con i prodotti che ho utilizzato io, vi dia lo stesso risultato con altri prodotti che avete a casa voi. Io vi dico solo provate, nel senso provate e vedete qual è l'effetto. So che è una precisazione stupida, però a me spesso spiace rispondere non lo so. Però è che in realtà veramente non lo so, e quindi provate. Io sto provando con quello che ho a casa, provate voi con quello che avete a casa voi. Fortunatamente non si tratta di prodotti cari, quindi ecco, se non funzionasse bene o male, avete una crema per capelli da 3-4 euro che potete utilizzare lo stesso e poi provarne un'altra successivamente. Passiamo alla routine. Allora, ho mischiato diversi suggerimenti trovati sulla pagina finché non ho trovato la mia. Allora, vi rimanderò per alcune cose al mio blog, non perché voglio clicchi sul blog, ma perché è un mio appoggio quotidiano, no? Nel senso, io magari mi trovo bene con questo prodotto, ci faccio una foto, la metto sul blog e ci scrivo due cacchiate. Quindi non voglio click, non guadagno con il blog, tipo guadagno forse 1 euro al mese, quindi non è una questione di click. Che cosa ho fatto ieri sera? Allora, ho iniziato, ho letto di alcune ragazze che mettono prima il balsamo e poi si fanno lo shampoo. Quindi un po' di volte che, insomma, ci ho provato anche io. Ho preso il balsamo di Bioficina Toscana, quello attivo, quello che mi piace tanto, e l'ho steso solo sulle lunghezze. L'ho lasciato in posa qualche minuto e ho sciacquato. Dopodiché ho preso lo shampoo per i ricci di Yves Rocher, perché era quello che avevo in doccia, ma penso avrei avuto lo stesso effetto con tutti gli altri shampoo, e ho fatto lo shampoo normale, quindi dopo aver applicato il balsamo sulle lunghezze ho messo lo shampoo sulle radici e ho massaggiato bene 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 bene, perché a volte sento che per pigrizia non massaggio abbastanza e la cute non è pulita abbastanza, dicevo. Quindi ho massaggiato bene come fa la parrucchiera, che proprio fa un bel massaggio 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 alle radici, miscelando con un po' d'acqua. Dopodiché sono uscita dalla doccia, asciugamano in testa per non tantissimo, dicevo 10 minuti, però ecco, capelli non grondanti. Io ho provato anche ad applicare, come mi hanno suggerito alcune ragazze, i prodotti sui capelli ancora molto bagnati, e su di me non avevo avuto un bel effetto. Cioè, per farvi capire com'è diversa il risultato da un capello all'altro. Quindi io un po' li asciugo con l'asciugamano in testa, faccio il turbante. Dopodiché ho preso la maschera capelli biologica Omia Laboratoire Olio di Semi di Lino, che è questa.
e l'ho utilizzata come styling senza sciacquarla. Questa cosa me l'ha suggerita Willow della pagina. Dicevo, ma senza sciacquare la maschera, ma non ti fa pataccone pataccone? No, prova, no, prova, no, prova. Ho provato diverse volte con diverse misure, diciamo con diversa quantità di crema, e ho trovato poi quella perfetta per me. Io divido i capelli all'incirca in 1, 2 dietro, quindi due sezioni, fascia sotto, fascia media, e poi sopra in altre tre sezioni, che sono questa, questa è quella centrale che poi porto di lato. Ho applicato per ogni sezione pochissima crema, tipo così, una quantità pari a questa, neanche una noce, mezza noce di crema per sezione, e l'ho stesa così. Io non li ho neanche spazzolati i capelli, ho fatto solo con le dita, quindi l'ho stesa bene in modo che andasse insomma su tutto il capello, e poi mi arricciavo i capelli un po' così. Una specie di fitta gemma a sezioni molto grosse, con però pochissimo prodotto nel mio caso. Poi mi sono messa testa in giù e ho continuato a distribuire la maschera per tutti i capelli. Ho asciugato con il diffusore, per all'incirca 10 minuti. Dopodiché ho fatto l'accartocciamento, sembra una roba lunga, poi in realtà ci ho impiegato un quarto d'ora. Ho fatto l'accartocciamento vi mando al blog, perché l'ho spiegato l'altro giorno. In cosa consiste? Consiste in prendere manciate di capelli, le stropicciate un po', ve le tirate sulla testa senza schiacciare e le pinzate con queste pinze grosse qua. Quindi tirate sui capelli in modo che le radici tengano il volume, no? È un po' il metodo con le pinzette, delle pinzette di cui abbiamo già parlato, vi metto il link anche di quello qui sotto. Quindi una specie di metodo con le pinzette, ma invece che sollevare tutte solo le radici, si solleva tutto il capello facendo una specie di pacchettino, così. Ho continuato ad asciugare, ho altri 5 minuti, e basta, sono andata a dormire. E questo è il risultato. Allora, ci sono delle ragazze che fanno l'accartocciamento su tutti i capelli per andare a dormire, perché serve proprio a non schiacciare il volume, a non schiacciare le radici. Io preferisco non aver niente, cioè non appoggiarmi su niente, quindi questa parte qua dietro la lascio libera, faccio l'accartocciamento solo a questa sezione di capelli qua, ma il risultato è molto molto bello lo stesso. Basta, questa è la mia nuova routine. Con questo non voglio dirvi che non utilizzerò mai più la spuma Besitos, che continua a piacermi tantissimo. Però ecco, ad esempio, dovessi utilizzare la spuma Besitos prossimamente, sicuramente però farei anche l'accartocciamento, perché vedo che mi sta dando proprio un bel volume alle radici, e anche dietro, che a volte i capelli qua mi rimangono un po' piattini, invece anche dietro con questo metodo si stanno gonfiando molto bene. Basta, sono soddisfatta del risultato, penso che abbiate capito che sono contenta di questi nuovi metodi di asciugatura. Vi consiglio di provare. Vi dico che non so se con capelli diversi o con una maschera diversa, cioè magari voi fate la stessa cosa, usate un'altra maschera, non vi viene, oppure utilizzate questa maschera ma il vostro capello la rifiuta e ve li ingrassa troppo, non lo so. Io voglio solo condividere con voi le cose che scopro, poi ovviamente sta a fortuna, a combinazioni, a prove, vedere un po' che cosa ne viene fuori. Però ecco, questo qui è il risultato sui miei capelli. Spero che la spiegazione sia stata abbastanza chiara, se non lo è scrivetemelo, cercherò di essere più dettagliata. Noi ci vediamo al prossimo video, vi saluto, ciao!